Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano gli hamburger, il fast food più amato e conosciuto al mondo. Le sue storie sono tantissime, ma le principali sono due. Si pensa che verso la fine dell'Ottocento delle navi che portavano degli immigrati dall'Europa verso l'America, per risparmiare tempo e denaro, creavano queste polpette schiacciate che venivano fritte nel burro e racchiuse tra due fette di pane. Questa linea di esportazione si chiamava Hamburg Line e da qui prese nome questo panino. Gli emigranti in America successivamente continuarono a diffondere questa ricetta con i nomi di Hamburger Steak oppure direttamente Hamburger, che dal tedesco significherebbe abitante nella città di Amburgo. Ma questa versione, tutta dal sapore tedesco, non va proprio giù agli americani. Infatti la parlamentare Betty Brown aprì una petizione per ufficializzare l'origine dell'hamburger al Texas. Ma questo causò delle reazioni esplosive in Connecticut, che da tempo reclamava la propria paternità. Oggi vedremo insieme come si prepara questo conosciutissimo panino. Iniziamo la nostra ricetta facendo lievitino. Versiamo 100 ml di acqua tiepida in una ciotola, ci aggiungiamo 15 g di miele millefiori, 7 g di lievito secco e mescoliamo per bene. Poi aggiungiamo 40 g di farina dai totali e continuiamo a mescolare. Poi lo lasciamo a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per 15-20 minuti. In una boule capiente aggiungiamo 360 g di farina, il nostro lievitino, guardate com'è venuto bene, tutto bello spumoso. Ora lo andiamo a trasferire con molta delicatezza. A seguire 120 ml di latte tiepido e un simpaticissimo uovo grande. Infine aggiungiamo 20 g di zucchero semolato e mescoliamo con le fruste. Arrivati a questa consistenza, aggiungiamo 40 ml di burro fuso continuando a mescolare. Per ultimo aggiungiamo i 6 g di sale e continuiamo a mescolare per altri 10 minuti. Guardate com'è venuto bene il nostro impasto. Come potete vedere è soffice ma allo stesso tempo elastico. Con l'aiuto di un tarocco lo andiamo a rimuovere da una ciotola e lo trasferiamo in un'altra unta con dell'olio. Come potete vedere non si attacca alle nostre dita, poi lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo a lievitare per un'ora nel forno spento solamente con la luce accesa, ossia fino al raddoppio. Prendiamo il nostro impasto, lo andiamo a trasferire sul nostro piano di lavoro senza aggiungere farina, poi lo prendiamo e lo pesiamo. Dovremo ottenere 7 palline uguali da 100 g. Adesso possiamo formare i panini dell'hamburger, quindi li prendiamo, gli facciamo pieghe in direzioni diverse, poi aiutandoci con il palmo della mano applichiamo un po' di pirlatura seguendo un movimento circolare e continuiamo così con tutti gli altri. Infine li copriamo e li lasciamo a riposare direttamente sul banco da lavoro per 15 minuti. Passato il tempo di riposo togliamo la pellicola trasparente, li andiamo a spolverizzare con un pochino di farina. Poi prendiamo in base l'ordine che li abbiamo creati. In questo caso prendiamo il primo che abbiamo fatto, lo schiacciamo da tutti e due i lati, lo giriamo, creiamo un fagottino prendendo i lati e portandoli al centro, applichiamo un pochino di pirlatura ed ecco qui la nostra deliziosa pallina. Continuiamo così con tutti gli altri che andremo ad appoggiare su una teglia con carta da forno. Li copriamo con della pellicola alimentare trasparente e li lasciamo a riposare nel forno spento solamente con la luce accesa per 40 minuti. Poi prendiamo un uovo, lo mettiamo in una ciotola e lo sbattiamo per bene con una forchetta. Subito dopo aggiungiamo un cucchiaio di latte e continuiamo a mescolare. Con il composto appena creato andiamo a spennellare uno ad uno i nostri panini e aggiungiamo subito i semi di sesamo in modo che si possano attaccare per bene. Li cuociamo a forno statico 220 gradi per 12 minuti. Ma guardate che belli che sono i nostri panini! Adesso li andiamo a trasferire su una griglietta così si potranno raffreddare al meglio. Ammirate che belli che sono venuti i nostri panini, sono morbidissimi e cotti alla perfezione,
Ma adesso possiamo dedicarci al resto del nostro panino. Quindi prendiamo un hamburger di Sorana, ricca di proteine nobili, e ha un sapore deciso e una tenerezza che la rende un'ottima scelta in cucina, motivi per i quali l'abbiamo scelta. La cuociamo 3 minuti per lato. Poi aggiungiamo 2 fette di Lerdamer e lo lasciamo cuocere finché non sarà fuso. Nella stessa padella andiamo a cuocere 2 immancabili fette di delizioso bacon, che lasceremo a cuocere finché non diventeranno belle croccanti. Conclusa la cottura, li trasferiamo su 2 fogli di carta. Prendiamo un panino e lo lasciamo attostare leggermente su una padella calda. A questo punto possiamo assemblare il nostro hamburger, quindi prendiamo della salsa di pomodoro fatta in casa e la andiamo a spalmare sulla base del nostro panino. Qui è tutto relativo, ognuno può creare la propria versione. Noi abbiamo scelto questi ingredienti: 2 foglie di insalata, 2 fette di pomodoro, il protagonista, ovvero l'hamburger con il formaggio, a ripetizione una foglia di insalata, a seguire una fetta di pomodoro, un pizzico di sale e andiamo ad aggiungere a croce le nostre croccanti fette di bacon. E possiamo concludere il nostro hamburger aggiungendo l'altra metà del panino. Per dargli più stabilità lo andiamo a fissare con uno stuzzicadente. E voilà ragazzi, guardate che meraviglia di un hamburger! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questo fantastico hamburger! Ragazzi, veramente è unico e incredibile. Beh ragazzi, cosa posso dirvi? Questo panino è degno dell'incredibile ed è veramente buono. Il pane è cotto alla perfezione ed è morbido proprio come una nuvola. La carne anch'essa è cotta benissimo, veramente buona e succosa. Inoltre il formaggio e la pancetta gli vanno ad aggiungere un gusto in più davvero particolare. Infine la verdura, con il suo gusto leggermente fresco e un pochino acidulo, vanno a completare in un modo perfetto questo panino. Insomma, è buonissimo, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Arona e Gianina.